Eccoci qua, come promesso. Sono belle asciutte, ma ci ha messo veramente poco a asciugarsi, Cera, ok? E proteggiamo il tutto. Quindi pennello sempre, mi raccomando. Non utilizzate il panno perché altrimenti non vanno le insenature, ok? Cambio un attimino il pennello che non mi piace. Un altro tozzo. Questo è un fondino di cera al gelsomino, ma basterà e avanzerà. Lo passiamo dappertutto, in questo modo, ok? Giusto una spolverata per far sì che la pittura sia sigillata e protetta e nel tempo possa essere comunque spolverabile e altro. Prima di farvi vedere la cera dorata, vorrei però farvi vedere appunto come aggrappa Magic su ferro. Perché prima mi avete già visto la cornice direttamente colorata con una mano, ma vorrei appunto farvela vedere. Posso usare un po' del tuo colore? Posso usare un attimino del tuo colore? Perché vorrei far vedere la stessa tonalità, far vedere quanto copre. Io qua ho un candelabro, va, bello, sì, in peltro. Secondo me sarebbe molto molto più bello un po' più alleggerito, nel senso che a casa mia non ci sta molto così. Ma leggermente più chiaro forse sì, però vi faccio vedere lo stesso colore di prima. Guardate la coprenza, sì, su peltro aggrappa senza problemi, non c'è bisogno di mettere aggrappante. Magic non produce aggrappante e ricordatevi sempre questa cosa, bene? Questa è una mano. Magari so che sabato mattina siete indaffarati, state facendo commissioni, spese, shopping, pulizie. Però guardate un attimino questa cosa, perché è importante. Io qua non ci do un'altra mano, ragazze, una mano sola. Quando mi dicono la coprenza com'è, la coprenza è questa. Dite una mano, non se ne danno due. Perché due è sprecare prodotto. Poi farò la stessa tecnica di prima, farò delle brush chiaro, perché comunque voglio alleggerire molto questo candelabro. E via. Però secondo me sono oggetti che possono avere veramente una nuova vita in questo modo. Non dico che prima fosse brutto, anzi, a me piace molto anche lasciarli originali certi pezzi, però non capita nulla. Qua un domani volete sverniciarlo, lo sverniciate, Magic se ne va e tornate allo splendore iniziale. Non capita nulla, non dà fastidio alla base in peltro, non corrode nulla, Magic è naturale. Quindi potete tranquillamente utilizzarla per ricolorare e basta. Ok? State vedendo? Scusatemi. Vorrei solamente farvi capire appunto la coprenza quanto è importante. Addirittura rispetto a quando ho usato la vernice per fare le cornici di prima, qua ho messo anche un goccino di acqua, perché adesso Erika appunto sta usando la stessa vernice per fare la seconda mano su quella poltrona e io le ho consigliato di diluirla in modo che quel barattolo lo renda ancora di più, quindi ci possa fare ancora altro. Vedete quanto è facile? Ok, una mano sola. È la coprenza perfetta, anche da asciutta, non vedrete difetti. Questa qua è una mano. Ora io metto qua il candelabro e lo finisco per conto mio. E qua vi faccio vedere invece le due cornici con la cera principessa. Vi fa piacere? Allora, mi chiede Carmen come fare a ordinare un po' di colori. Ascolta Carmen, tu devi andare sul sito che si chiama magicpaint.it. Lì ci sono tutti i nostri rivenditori in Italia al momento, va bene? Se vicino a te non hai un rivenditore, puoi andare sull'unico sito italiano che vende Magic online, che è cosedicasashop.com. Perché solo un sito le vende online? Perché l'unico sito che vende online è il sito nostro della casa madre. Io voglio che i miei rivenditori, i miei negozianti siano sereni e possano avere la loro zona, coccolare i loro clienti sul territorio e potervi aiutare. Noi di Magic Paint appunto spediamo solamente a chi non ha vicino casa un rivenditore. Questo secondo me è molto molto importante, perché non ha senso venderla online in tanti e poi dopo magari uno a 10 km di casa ha un rivenditore da cui può attingere consigli e tutto il resto e invece la compra online perché magari non lo sa. Ok? Quindi se volete cercare un rivenditore vicino a casa, magicpaint.it. Se invece volete direttamente comprare perché non avete nessun negoziante vicino a casa, www.cosedicasashop.com. Ok? Guardate. Ha me dato la mano veloce di cera, ok? Ora,
Scusate, mi arrivo, Tac, prendo un po' di principessa. Ciao Monica, ciao Michela. Allora, qui ora togliamo leggermente l'eccesso con un panno, io ho un vecchio panno in cotone, ok, e ora invece con la cera, mi dai benestare? Posso ricambiare il benestare della cera? Ok, questa è la principessa, come vi dicevo è... forse avete già visto qualche video dove ve lo spiegavo, è una cera veramente molto molto densa, molto 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 pigmentata. Ne basta veramente poca e questo barattolino sta proprio a significare il fatto che vogliamo darvi un prodotto molto buono, che costi anche molto poco, ma che vi faccia fare tantissime cose. Io qui vi faccio vedere solo su qualche fregio, non ovunque, però vorrei farvi vedere come dare un po' di luce. Solo in certi punti, non dappertutto, perché comunque non voglio che dappertutto sia dorata poco. In questo modo non vado né a coprire la base né a coprire il dry brush bianco, ma vado solo a donare un po' più di eleganza alla base della cornice. Vedete? Tanto qua le ragazze spennellano, Ada quasi finita la sedia. Erika ha quasi finito la poltroncina, siamo belle rilassate, eh? Si lavora bene. C'è anche la stufa che ci rilassa col suo rumore. Preferisco comunque la primavera, eh? Però anche la stufa ha il suo perché. Vedete? Perché magari poi qua ci sono persone che ci seguono da posti più caldi, dove la stufa oggi non è accesa. Però noi ce l'abbiamo bella accesa. Nostra invidia, sì. Vedete? Io ho un pennellino piccolo piccolo, pochissimo prodotto, perché questa cera è veramente pazzesca, è molto farinosa, è molto concentrata, ha tantissimi pigmenti all'interno. Ti piace? Dammi qualcosa, dammi un feedback in merito, perché se mai non ti piace cosa facciamo? No, molto bene. Bene. Sapete cosa fa la cera? Oltre che dare un po' di luce, scalda anche, quindi magari un qualcosa che prima era bello ma un po' più freddo, anonimo, adesso ha un'altra luce, un altro calore. Vedete? Vi piace? Allora, ecco qua. Va bene, Monica, quando ti riprendi ci vediamo. Stai tranquilla, vieni a trovarmi poi nel negozio nuovo. Vedete? Vi piace? Vi piace l'effetto? Ditemi qualche cosa, siete in diretta, ditemi qualcosa. Ditemi se vi piace, se lo fareste più marcato. Il bello di questa cera, forse l'ho già detto in un altro video, ma non si sa bene qua, è che una volta asciutta, quindi quando voi prendete il vostro panno per lucidare la cera, una volta asciutta, non va via. Quindi a voi sembra che magari io sto appena appena accarezzando la superficie per stenderla e dite, boh, ma magari è solamente appoggiato. Una volta che poi lei passa il panno per appunto far tornare la cera bella, bella vellutata, va via, non va via, perché i suoi pigmenti proprio si incastrano nella base della pittura, che comunque è molto gessosa, perché Magic è molto molto gessosa, e stanno lì, non è che se ne vanno, capito? Grazie, grazie Annalisa, anche per me è un piacere che mi seguite, sono molto felice, anche perché poi ci sono dei video che magari possono sembrare un po' più scontati, però è sempre bello vedere i diversi accostamenti, capito? Perché comunque il dry brush è una tecnica, è vero, magari è già stata vista, però accostata con altri colori può dare altri spunti, che è una cosa che magari uno non pensava, no? Allora, mi fermo qui con questa cornice qua perché non la voglio appesantire di più. Dopo comunque vi farò delle foto e le posteremo in modo che potete ancora capire di più la fine. Io passo all'altra cornice. Piace? Dopo comunque massaggiandola cambia ancora, Questo è il modo in cui si spalma. Ciao Manuela, grazie. Allora, vedete? Questa è la manualità che secondo me dovete utilizzare per stendere la cera su questi fregini. Va bene? Vedete? Guardate quanto ci vuole. Niente ci vuole. Prendete il pennellino piccolo e vi divertite. Guardate che ci vuole veramente nulla per diventare degli artisti, perché guardate, rende il tutto luminoso e delicato. Vi faccio vedere da questo lato come rimane.
lo vedete? Ok, vedete, una sola mano, una sola passata di cera. Sembra già tridimensionale, sembra che abbia moltissimi colori, moltissime sfumature. Se poi qua volete ancora fare un qualche cosa di più particolare, volete dare ancora una grattatina per fare un po' di decapè e far uscire fuori ancora un po' del peltro, del vecchio ferro che c'è sottostante, viene comunque secondo me molto bella e delicata, eh? Sa più di vintage, mettiamola così. Però posso fare? Però mi piace anche così, quindi dipende poi anche su che muro me le vai a mettere, a che cosa le abbini, se le fai diventare delle cornici per foto, portagioielli, sai, magari ci metti la rete da conigliera e puoi far diventare dei portagioielli, oppure puoi metterci un'imbottitura della stoffa e farle diventare anche lì magari o dei portafoto o sempre dei portaorecchini, eh? Quindi sta a voi, alla vostra fantasia, eh. Vedete che io sto proprio mettendo pochissimo prodotto, ragazze, non dovete sprecare prodotto, questa cerina non andrà mai alla fine, guardate, toccate appena e la spalmate, è una cosa impercettibile. Appunto, chi mi dice che stende la mano la cera a panno mi spiacerebbe tanto, perché qui ne andate veramente a sprecare tanta, di cera se ne spalma poca per volta, vedete, e assolutamente non a pennello, non a panno, ma a pennello. Altrimenti poi dopo il panno, dopo un po' di volte magari lo buttate via, tutti i pigmenti sono rimasti lì e ne avete anche usata molta molta di più. Questo vale per tutte le cere, eh? Le cere trasparenti, le cere colorate, antichizzanti, quelle che usate per fare le patine, per tutte le cere, ragazze, non mi utilizzate il panno per la prima stesura, il panno lo usate solo poi per lucidare e far rendere vellutata la cera, perché altrimenti sprecate troppo prodotto. Io voglio che i soldini li usate per comprarli, non per sprecarli. Mi raccomando, ragazze, non si sprecano i prodotti, ok? Perché un barattolino così deve rendere tantissimo, ok? Fine. Allora, adesso, su certi punti sarà un pochettino più dorata, su altri un pochino meno, ma fa parte del gioco. Noi non vogliamo una cosa pesante, non vogliamo una cosa troppo invadente. Quindi prendo lo straccio di prima, ok? E appena appena passo, appena appena. Fine. Che voglio farla sembrare viva. Anche qua. Appena appena tolgo, eh? Appena appena, perché voglio che comunque rimanga, ma non sia pesante. Ovviamente hanno due intersezioni un pochettino diverse, perché questa qua è molto più lavorata, questa è un pochettino più liscia, quindi avrà intrappolato la cera in modo diverso, però comunque sono entrambe molto delicate, molto belle. Se poi in certi punti volete aumentare, enfatizzare, non ci vuole niente, si fa così, ok, e via. Bene, se avete ancora dei dubbi chiedetemeli, sono qua, va bene? Ciao Giovanna, grazie. Guardate, ci vuole veramente pochissimo prodotto, pochissimo tempo. Queste cornici qua le abbiamo fatte forse, ragazzi, ridendo e scherzando, ci abbiamo messo un'oretta a farle, forse anche di meno. Sì, perché comunque sono qua che facciamo altro, eh. Però, ora io vi faccio vedere cosa stiamo facendo in giro per il magazzino, perché comunque è fondamentale, secondo me, che voi capiate anche le tempistiche. Prima vi stavo appunto facendo vedere Erika con la prima mano. Ops, scusatemi che adesso vi giro la fotocamera, okay. Scusatemi, eh. Vi giro la fotocamera perché è importante questo. Allora, guardate qui, lei ha la seconda mano, guardate la stesura. La pittura, come vi dicevo prima, è già un pochettino più diluita rispetto alla prima mano, perché la prima mano è stata pura perché coprisse molto bene, la seconda mano è perfettamente coprente. Questa seggiolina secondo me diventerà un bijou, utilizzeremo poi appunto... Forse siamo al contrario, sono giusti. Utilizzeremo poi la tecnica del dry brush, faremo appunto delle sfumature con il cotton, per far sì che vengano esaltati tutti questi bei fregi, questi bei decori che vedete. Guardate che meraviglia, queste margheritine delicate. Vi farò poi vedere il dry brush, se avete piacere, fra qualche minuto. Nel frattempo Ada è lì che continua con la sua sedia, sta appunto dando la seconda mano. Abbiamo dato un'altra mano di craquelé. E ora lei sta dando un'altra mano, sempre con lo stesso colore, con il dark sand. Vedete che il craquelé è qui, e noi lo vogliamo, non lo vogliamo mandare via assolutamente. Anzi, a noi piace, l'abbiamo costruito apposta per far vedere
questo invecchiamento, perché questa sedia è vecchia, sì, però non ha un legno antico antico. Noi abbiamo voluto ricreare un'usura che sembrasse veramente antica. Ora vedrete. Deve uscire così. Deve uscire in modo delicato, capito? Il craquelé. Deve essere una cosa che sembri vera. Scusate, ci sono dei cagnolini che abbaiano fuori, ma ci sono dei cagnolini spagnoli. Allora, dopo vi faccio vedere come proseguiamo la giornata. Dite ciao! Ciao! Ciao!